Il comune di Vallefoglia e l'Unione di Pian del Bruscolo hanno avuto le risposte che stavano aspettando, ma soprattutto che volevano. Nella giornata di ieri sono stati ufficialmente intercettati i fondi del PNRR necessari per la rigenerazione urbana e per gli interventi progettati sul territorio dell'entroterra pesarese. I progetti in questione sono tre. Il primo, per il quale sono stati intercettati 1.160.000 euro, riguarda l'ampliamento dell'asilo nido di Pian del Bruscolo, con ulteriori 60 posti che vanno ad aggiungersi agli attuali 122, restando così aperto dalle ore 7.30 alle ore 18.30, unico nel panorama marchigiano. 900.000 euro sono stati invece raggiunti per il secondo progetto, che riguarda il completamento del restauro delle mura castellane di Colbordolo, volto al miglioramento della qualità del decoro. Il terzo invece fa riferimento alla riqualificazione e all'ampliamento del palazzetto dello sport Pala Dionigi di Montecchio per un importo di 1.600.000 euro, indispensabile per poter far disputare le partite casalinghe della Megabox Vallefoglia nella sua città. Tre finanziamenti importanti che Palmiro Chielli, sindaco di Vallefoglia e presidente dell'Unione dei Comuni, ha commentato. Così. 1.100.000 euro per altri 60 posti nel nido di Pian del Bruscolo, che soprattutto copre Vallefoglia e Tavuglia, molto importante perché credo che sia un unico nido nelle Marche che può ospitare quelli che hanno fortuna di lavorare marito e moglie dalle 7 del mattino alle 7 di sera. 2 milioni e mezzo per la rigenerazione urbana, e cioè consentire di completare la ristrutturazione del sistema murario a Colbordolo di Vallefoglia, su cui stiamo lavorando insieme all'Università di Urbino per rendere fruibili le grotte nelle città sicure, quelle che progettava il conte Paciotti di Montefabbri. Sono 900.000 euro molto importanti dal Ministero dell'Economia e dal Ministero degli Interni e soprattutto 1.600.000 per portare il Pala Dionigi a 8 metri di altezza e 1.500 posti per avere, diciamo, una struttura rigenerata. Quindi non si faranno solo più gli allenamenti, ma non appena noi avremo approvati i progetti esecutivi, appaltati i lavori e così via, si potrà avere la prima squadra di Serie A a giocare.